In una pozza di sangue. Com'è possibile che esista un mondo dove una ragazza senza colpe muore a 14 anni? Ma poi mi sono accorta che questo è il mio mondo, il nostro mondo. Adesso ti immagino in paradiso, vestita di rosa, il tuo colore preferito, mentre giochi insieme a quei cagnolini che desideravi tanto avere. Starai pensando a Francesco, ai tuoi familiari o a una delle tue tante amiche. O magari hai deciso di lasciarti alle spalle questo mondo schifoso che non ti ha concesso di vivere la vita che avevi immaginato. Questo mondo che è riuscito a cancellare con un solo colpo di pistola tutto il tuo futuro. Volevi fare la parrucchiera, giusto? Beh, sono sicura che saresti stata la migliore di tutta Forcella e che la gente avrebbe fatto la fila per venire da te. Io abito al nord, a Milano. Forse troppo lontano per capire quello che sia il clima di paura. Quello che sia il clima di paura in cui tu vivevi costantemente. Una cosa però riesco a capirla. Tu eri una ragazza, proprio come me. Eri adolescente, come me. Ed eri innamorata, come me. Però tu vivevi a Napoli, non a Milano. E a un certo punto un camorrista ti ha ucciso. Forse è stato a colpirmi tanto della tua storia. È stato il fatto che la ragazza che quella sera è uscita spensierata di casa, sarei potuta benissimo essere io invece che te. Però sai qual è il bello? Le conseguenze della tua morte non sono state soltanto un nome in più all'elenco di vittime della mafia e un funerale con tante lacrime. Infatti, grazie alla tua morte, finalmente i forcellesi si sono risvegliati, hanno protestato e hanno raccolto migliaia di firme contro la camorra. Qui dove abito, invece, abbiamo deciso di dedicarti una via e invidio chi ci vivrà, perché penso che io sarei fiera di abitare in via Annalisa Durante. Cara Annalisa, chissà come ti saresti commossa se avessi sentito raccontare in classe la tua storia. Mi hanno detto che ti commuovevi spesso. Anch'io piango sempre quando muore qualcuno. Persino se è un personaggio di un libro. Ma ti chiedo di non offenderti se ti dico che per la tua morte non ho pianto. Ma non ho pianto solo perché non ero triste, ma arrabbiata. E lo sono ancora. Annalisa, la tua morte è stata una vera ingiustizia. E sono sicura che la tua vicenda mi rimarrà impressa nella mente per sempre e che niente, ma dico niente, me la farà dimenticare. Mi auguro che ora tu stia bene. Baci.